Nel primo mistero gaudioso meditiamo l'annuncio dell'angelo a Maria, dal Vangelo secondo Luca. Entrando da lei, l'angelo disse a Maria: Rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. Maria è definita donna dell'ascolto, è la maestra dello Shema Israel, che significa ascolta Israele. Dio richiama all'ascolto ciascuno di noi, ascolto che non vuol dire solo sentire, ma significa adesione profonda, obbedienza alla parola udita, perché come dice il Signore nel Deuteronomio, possiamo essere felici. Dunque, come ci esorta San Giacomo, siate di quelli che mettono in pratica la parola e non soltanto ascoltatori, illudendo voi stessi. Chi fissa lo sguardo sulla legge perfetta, la legge della libertà, e le resta fedele, non come un ascoltatore smemorato, ma come uno che la mette in pratica, questi troverà la sua felicità nel praticarla. Nel secondo mistero gaudioso meditiamo la visita di Maria alla cugina Elisabetta. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Guardando alla Vergine Maria ci chiediamo, ma noi andiamo con la stessa premura incontro agli altri? Quante Elisabette ci sono vicino a noi? Persone sole, familiari, anziani? Sì, ricordiamoci cosa dice Madre Teresa. L'amore, per essere autentico, deve arrivare prima che ogni altro a chi sta vicino a noi. Molti di noi hanno paura anche di uscire a bussare ai vicini, molti non li conoscono nemmeno. Abbiate il coraggio di affrontare il rischio. Alcuni magari vi manderanno via, ma altri vi diventeranno amici e per mezzo del contatto si possono risolvere molti problemi. Sì, chiediamo alla Vergine Santa che ci aiuti ad aprirci e in fretta ai bisogni degli altri, poiché amare è la nostra vera urgenza. Nel terzo mistero gaudioso meditiamo la nascita di Gesù. Dal Vangelo secondo Matteo. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre. Si prostrarono e lo adorarono. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Chissà, forse la storia si ripete anche oggi. Spesso nemmeno noi abbiamo tempo e posto per accogliere, per aiutare, per consolare, per dare speranza a chi ci chiede aiuto, anche nei confronti di chi ci sta più vicino. Guarda, adesso ho da fare, diciamo. È sempre il momento sbagliato per la carità. Oppure diciamo di no, pensando che ci vuole prudenza, che invece può diventare un velo per nascondere la nostra mancanza di coraggio, il coraggio di amare gratuitamente, anche a costo di rimetterci, proprio come ha fatto il Signore, che per amore nostro, da ricco si fece povero per guadagnare tutti noi. Ricordiamo bene che anche noi non apriamo la porta al passaggio di Dio, ogni volta che ci chiudiamo all'egoismo, che neghiamo il perdono, che non ascoltiamo gli altri preferendo sentire noi stessi e ogni volta che sprechiamo i soldi in vanità anziché aiutare i bisognosi. Sì, ogni volta chiudiamo la porta all'amore. Davanti a questo episodio chiediamoci a cosa rassomiglia il nostro cuore, se alla povera grotta di Betlemme, povera di cose ma calda e accogliente, o all'albergo della Giudea, sicuramente più bello e comodo, ma gelido di ciò che conta veramente, solidarietà, misericordia, giustizia e amore.
Nel quarto mistero gaudioso meditiamo la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Dal Vangelo secondo Luca. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Nel Vangelo di Matteo Gesù dice: Non c'è nulla che entrando rende impuro l'uomo. Cioè, le cose non si cambiano dall'esterno, ma dall'interno. È inutile cambiare casa, lavoro, amicizie, se non cambia il cuore. Le cose si cambiano dal di dentro, come ha fatto Gesù, che facendosi uomo e morendo sulla croce le ha cambiate dall'interno. Finché non ci decidiamo a scendere a fondo, toccando quelle menzogne, quelle cattiverie che ci inabitano il cuore, la realtà che ci sta attorno resta sempre delusione. Dunque, la nostra vita diventerà magnifica solo se permetteremo a Dio di cambiare il nostro interno, vivendo la Sua parola e riaccostandoci ai sacramenti, specialmente quello della riconciliazione. Chiediamo dunque la grazia a Gesù di poter aprire al suo amore il nostro cuore per diventare persone nuove nell'anima e nello spirito e ricordiamo le sue parole, ritornate a me con tutto il cuore. Nel quinto mistero gaudioso meditiamo il ritrovamento di Gesù al Tempio. Dal Vangelo secondo Luca. Scese dunque con loro e venne a Nazareth e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Gesù, come ogni bambino, per crescere in modo veramente sano, doveva nascere in una famiglia, luogo del reciproco amore tra l'uomo e la donna, tra il padre e la madre. Quante famiglie invece stanno oggi smarrendo il senso della loro unione, presi dalla carriera, dalle corse, dai propri interessi, barricati nei sepolcri dei propri egoismi, lacerati da violenze verbali e non solo. Non ci si rende conto che piano piano il rapporto si spegne e si incrina. Che dire? Che bisogna ritornare a Cristo, ripartire da Lui, dall'amore. Dunque, non aspettare domani per compiere qualche piccolo gesto d'amore, fosse anche un sorriso. Non senti di farlo? Coraggio. L'amore non è solo sentimento. Amare è scegliere di rendere felice l'altro. Amare richiede il coraggio di fare il primo passo. E questo sei tu a decidere di farlo o meno. Il Signore ti ha già dato la forza e la grazia di farlo. Coraggio dunque, e che San Giuseppe interceda per noi, e specialmente per tutte le famiglie in difficoltà.